Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Controluce, il nostro settimanale di attualità che questa sera si occupa di arte. Che bello, mi permetto di dire che ci occupiamo di arte. Prendiamo spunto dalla mostra, l'iniziativa che è stata presentata ieri, se non sbaglio, proprio ieri, e cioè Banksy a Teramo che arriva, e quindi parleremo di Banksy, ma non solo. Di questo artista della street art, ma anche della mostra che lascia spazio a Banksy, che è quella di Giovanni Melarangelo. Insomma, abbiamo le persone giuste per parlare di arte e per fare anche un po' il resoconto di quella che è l'arte nella nostra città, nella nostra regione, insomma, come stiamo messi a movimenti artistici. Vi presento subito gli ospiti, a partire dalla mia sinistra, dove trovo con piacere Ida Quintigliani, storica dell'arte. Piacere, buonasera Ida. Buonasera. E poi ritroviamo con piacere anche finanche Andrea Core, l'assessore della cultura del Comune di Teramo. Buonasera Andrea. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera. E poi Sergio Di Sabatino, che è il direttore artistico della Fondazione Bruno Vallone. Buonasera Sergio. Buonasera. E mi fa molto piacere intanto citare proprio Bruno Vallone. Ricordo di Bruno che era un amico, e questa fondazione sta facendo tutti appuntamenti molto importanti e molto giusti anche per il ricordo che ha lasciato Bruno. Ricordo quello del basket di qualche certo. giorno fa, hanno riportato il grande basket internazionale a Teramo, la fondazione Bruno Ballone, e Bruno era un grandissimo appassionato di basket. E poi saluto con piacere anche Alberto Melarangelo, che non è qui. Buonasera. Come presidente del consiglio comunale, sento già le critiche, due rappresentanti dell'amministrazione comunale di Teramo, no. E qui come storico dell'arte anche lui, e anche come nipote di Giovanni Melarangelo. Così parleremo anche di quel periodo, della mostra che è ancora visitabile all'Arca fino al 14 novembre, giusto? Sì, sì. Allora, cominciamo proprio con Sergio Di Sabatino, direttore artistico della Fondazione Bruno Ballone. Come è venuta in mente questa idea di portare Banksy a Teramo? Ah, sostanzialmente con la fondazione fondata appunto da Agostino, da mio socio, Agostino Ballone, Abbiamo pensato, questa è stata fondata 2 anni fa, deciso di esplorare un po' tutti i campi di cui potevamo occuparci e di farlo certo. sempre con un livello qualitativo piuttosto sì, alto, per dare un segnale e per ridare una centralità a questa, alla nostra città che noi amiamo tantissimo, cioè la famiglia Ballone, e noi insomma siamo molto partecipi. Centralità che per molti ha perso questa città, poi sentiamo pure... È il nostro sì. interesse, il nostro piacere anche da ridare questa centralità alla città. Abbiamo cominciato ad esplorare alcuni campi che sono stati quelli imprenditoriali inizialmente, facendo il premio all'imprenditoria Bruno Ballone, dove abbiamo premiato delle idee imprenditoriali che potessero dare una riqualificazione ad alcuni punti della città. Abbiamo esplorato il campo sportivo, ovviamente con questo torneo internazionale di basket bello, che ha visto sì. partecipare, grazie all'aiuto di Carlo Antonetti, grande presidente sì. del Teramo Basket di Serie A, ha visto partecipare squadre di Eurolega, quindi il Bayern Monaco, la EK Atene, eccetera. Abbiamo esplorato il campo letterario, perché portiamo a Teramo il premio Campiello, è vero. Già il secondo anno ogni lo estate, portiamo. Ogni estate, da 2 anni insomma sta a parte, speriamo che diventi una consuetudine. Noi abbiamo fatto questo accordo con la Fondazione Campiello, abbiamo fatto un accordo a lungo termine per portare tutti gli anni la cinquina dei finalisti a Teramo a presentare il Campiello, e abbiamo avuto un grosso riscontro, tant'è che dalla Fondazione Campiello ci hanno anche detto complimenti per la reazione che ha avuto la città a questo evento, c'è stata una partecipazione veramente sì. interessante. Abbiamo finalmente poi esplorato il campo dell'arte, che insomma mi ha visto un po' più partecipe, visto che ho di famiglia... Come famiglia un po' di arte l'avete frequentata? Sì, un pochino sì. E abbiamo pensato di fare qualche cosa di interessante, di importante, di livello, che potesse tra l'altro essere la prima mostra a livello regionale di Banksy, cioè che non è stato mai fatto in Abruzzo. Esatto. E non è stato fatto mai neanche nel sud delle Marche, quindi pensiamo di abbracciare un bacino piuttosto poi importante. Poi entreremo nelle pieghe della certo. mostra, ma anche del personaggio, perché qui abbiamo le persone giuste, gli storici dell'arte, proprio per inquadrarlo. Intanto però il Comune di Teramo, giusto Alberto, rappresentato questa sera da Andrea Core, che è l'assessore ovviamente di riferimento, l'assessore alla cultura, che ha sposato questo progetto. Non è per rispondere a Montorio, a Andy Warhol, no? Che anche no. quella è stata una bella mostra, diciamo, di arte non, contemporanea. Non viviamo queste No, è una battuta questa qui, anzi. Ma anzi, ribadiamolo,
siamo convinti che il ruolo di capoluogo si eserciti esattamente incentivando quelli che possono essere dei rapporti positivi che vanno sviluppati sul territorio. Quindi evidentemente se altri territori avranno la possibilità di esplorare delle mostre di alto profilo, saremo sicuramente anche noi tra i più felici per quello che può essere un motore per la ripartenza del territorio. Lo avevamo detto in campagna elettorale, stiamo mantenendo quella promessa. Crediamo che la cultura rappresenti un capitale dal quale dare lo slancio per la ripartenza da un punto di vista economico, sociale e quindi evidentemente anche culturale per il nostro territorio. È un volano imprescindibile per la rigenerazione di Teramo, lo diventa ancora di più in dei momenti chiave per noi dell'anno, come sono quelli del Natale teramano o dell'estate nella quale abbiamo costruito il palinsesto. In effetti questa iniziativa entra nel Natale teramano di fatto. A pieno titolo, sarà l'evento cardine del Natale teramano, il fiore all'occhiello, la ciliegina sulla torta del Natale teramano, inizierà un po' prima perché per esigenze di tempi, di spazi. La mostra sarà aperta il 22, giusto, di novembre. Deciso di inaugurare al pubblico il prossimo 22 di novembre, sarà visitabile fino al 15 di gennaio. Sarà una mostra profondamente innovativa per il nostro territorio, ma ci teniamo a ribadire come questa mostra non nasce in maniera estemporanea, ma in qualche modo è frutto di un percorso che come amministrazione abbiamo voluto fare. È giusto ricordare che abbiamo ereditato una situazione in cui tutti i luoghi della cultura erano chiusi in questa città. Abbiamo provveduto a riaprirli, a riempirli di contenuti, a fare dei percorsi evidentemente positivi per il nostro territorio. In questi giorni, fino al prossimo 1° novembre, se si va ad Urbino, a Casa Raffaello, un luogo che non ha bisogno di presentazioni, si trova la mostra di Guido Montauti, poi ne parleremo di cui è stata curatrice, sì, la dottoressa Quintigliani, che ringrazio per lo straordinario lavoro che ha messo in campo insieme al professor Palestini per una delle mostre più riuscite degli ultimi anni a Teramo, per numeri, per risposta, sì, della critica e per significato che ha avuto. In questi giorni abbiamo la mostra su Giovanni Melarangelo, ospitata sempre negli spazi dell'Arca. È ovvio che poi, quando Sergio è venuto da me a presentare il progetto della Fondazione Ballone per la realizzazione della mostra che ieri abbiamo presentato, la risposta è stata immediatamente affermativa. L'amministrazione si è messa subito in campo, pienamente a disposizione, e da un punto di vista amministrativo, logistico e da un punto di vista economico, supportando in maniera corposa e significativa la realizzazione della mostra stessa, perché evidentemente rappresenta un salto di qualità per il territorio, rappresenta quel valore aggiunto, rappresenta quel salto di qualità che consente a Teramo di entrare su un panorama nazionale ed internazionale, che consente di far conoscere la realtà teramana, di far conoscere quelle che sono le eccellenze del territorio. Ieri il presidente Folena della Metamorfosi Eventi. Ho rivisto Pietro Folena, in effetti, che lo ricordavo come Delfino, era allora PC? È stato parlamentare per varie legislature. Quattro legislature. È stato, cioè, un personaggio. Un pezzo grosso della sinistra italiana. Tra le tante cose che ha fatto. Adesso non vorrei confondere il suo PC, ODS o PDS, tutto, però insomma. L'ha fatto tu, esatto. Fino al PD. Esatto. Scusami, chiedo scusa all'assessore, poi ci arriviamo. Fino al DS, sì. In realtà, però al di là fino di DS, questo, al PD. Però poi ha aderito anche al PD. È stato presidente della settima commissione. Core ha voluto rimarcare se è guardato bene nell'entrare nel PD, no? C'è questa piccola spaccatura della maggioranza di centro-sinistra della mano. Assolutamente no. È stato soprattutto nella sua ultima legislatura, se non ricordo male, presidente della settima commissione cultura della Camera. E lui, Folena, è presidente dell'associazione Metamorfosi, vero? Eventi, che produce la mostra, soprattutto, sì, che ieri ci ha ricordato quella che in qualche modo è la loro mission, che abbiamo sposato sin da subito, ossia quella di portare delle mostre grandissime, mm-hmm, come sarà quella di Banksy, anche in territori di provincia, sì, che non sono le grandi città che sono solite ospitare questi appuntamenti, ma che in qualche modo ambiscono a smettere di essere provinciali. Sì, perché mi è piaciuto quando l'ho sentito nell'intervista. È interessante quel punto in cui dice: non c'è più, con questa modalità di comunicazione, non c'è più una provincia. Tu, esatto, puoi essere. Poi nell'intervista esistono, abbiamo. Le mentalità provinciali che dobbiamo sradicare, ed è uno degli obiettivi, sì, che ci siamo dati come amministrazione, sì, che abbiamo condiviso con la Fondazione, con tutti gli appuntamenti encomiabili che abbiamo ricordato prima, e che in qualche modo consentirà a questo territorio di fare il salto di qualità. Essere provincia non significa essere provinciali, sì, e questa mostra è la più lampante dimostrazione. Assolutamente. E Pietro Folena, nell'intervista, credo, del nostro Alessandro De Miglio ieri, che poi è andata nel TG, ha detto: Teramo è il centro del mondo nel momento in cui propone
no? una cosa del genere, è bella come... Insomma, è un accostamento che ci piace. Allora, prima di arrivare a Ida Quintigliani, che chiuderà questo primo giro, con Alberto Melarangelo voglio proprio legare questo passaggio, intanto per lui, come dire, coinvolge anche gli affetti personali. Però parliamo del pittore Giovanni Melarangelo, che lascia il posto, no, a qualcosa di completamente innovativo rispetto alla pittura di tuo nonno, così come nella natura dell'evoluzione artistica. Siamo nella street art, quindi passiamo dallo stile di Giovanni Melarangelo a Banksy. Che ti viene in mente di commentare? L'assessore, nelle sue intelligenti scelte, perché queste sono poi scelte di politica culturale, ha voluto fare... Non vi fate troppi complimenti, sennò poi devo chiamare veramente l'opposizione a dire qualche parolaccio, diciamogliela. Io poi rappresento il consiglio comunale. Ecco. Insomma, ha voluto indagare un nuovo percorso di ricerca, perché questi autori del Novecento teramano avevano la necessità di vivere un aggiornamento critico, e quindi sono state organizzate innanzitutto delle mostre in spazi diciamo quasi museali, spazi sì, pubblici museali, certo, incaricando degli studiosi, dei curatori, nel caso di Giovanni Melarangelo il professor Cohen, che è un museologo e un ordinario di storia dell'arte contemporanea, ma con l'obiettivo di fare nuove ricerche. L'ultima ricerca legata a Giovanni Melarangelo è a cura di Mario De Micheli, che è uno dei critici d'arte più importanti nel Novecento italiano, ma parliamo del 90. È evidente che bisognava fare un recupero. Testimoniato poi anche da quella giornata di studio che c'è stata, quella veramente di studio di pluridisciplinare, quindi molto che bello. Poi confluirà quegli studi accademici, che saranno pubblicati, confluiranno nel catalogo, che poi è la cosa più significativa, che rimarrà di 200 pagine, edito da Silvana Editoriale, che è una delle case editrici più importanti in Europa per quanto riguarda l'arte, e verrà presentato l'ultimo giorno della mostra, il 14 di novembre, con un evento apposito. Quindi materiali di ricerca, approfondimenti, nuovi percorsi, e poi un ringraziamento penso vada fatto ai tanti collezionisti che hanno prestato le opere, che custodiscono questi lavori veramente con grande affetto e ricordo ovviamente delle generazioni precedenti, oltre alle collezioni pubbliche, quelle della Pinacoteca, della Fondazione Tercas, della Biblioteca Delfico, che hanno prestato le opere per questa esposizione. Quindi c'è stato anche uno sforzo non da poco. Cosa hanno in comune in realtà? Tanto questo lavoro di ricerca, in comune? La mostra promossa da Metamorfosi non è una mostra commerciale, ma è una mostra anch'essa di ricerca, perché c'è dietro appunto una squadra di curatori e di storici e critici d'arte molto significativi, con dei pezzi importanti. Qual è, può essere il legame? Il legame è di un artista che nella sua vita aveva scelto un impegno ideologico, aveva dei valori e degli ideali. Parli di tuo nonno. E li esprimeva nella pittura, aderendo alla... più che aderendo, rappresentando gli umili, coloro che vivevano ai margini. Alberto, era un periodo di grandi ideali, no? Quello grandi di tuo nonno, sì, voglio dire. Era dentro un comune sentire. Era comunista, aveva questa carica ideologica, però non esprimeva con una pittura realista, ma con una pittura umanitaria, e anche il tema del circo è una grande rientra allegoria. Anche quello in questo... Ma sì, una grande allegoria di una condizione umana di marginalità, con dei momenti di sogno. E questo lo lega a... Sì, perché comunque è un artista che si occupa anche lì di marginalità, di temi sociali, in maniera più evidente, più diretta, proviene, e diciamo è l'espressione più nota della protesta attraverso l'arte, quindi il mondo dei graffiti, come ricordare, la street art, che denunciano ovviamente una condizione giovanile, soprattutto di disagio, ma di protesta rispetto a delle condizioni globali che si vivono soprattutto nelle metropoli, e non a caso lui viene da Bristol. Proprio
che si esprimono, del manifesto, no, è certo, emblematica. Che si esprimono con un linguaggio che non è quello appunto degli anni 40-50, ma vabbè, è quello, certo, della contemporaneità. E, quindi, e in questo caso della street art. E quindi dalla street art in poi, perché poi lui fa cose anche diverse, bene, distrugge, allora, le sue opere. C'è un rapporto con la con la cultura da cancellare, quindi con la protesta anche di questi ragazzi in questi giorni. I miei studenti me lo chiedono. Che ne pensa di questi atti che vengono fatti contro i quadri, queste, diciamo, che hanno fatto ultimamente le appropriazioni, no? Le aggressioni alle opere d'arte. Il filone è lo stesso, quindi diciamo che la proposta è una proposta. Come vedere, quelli facevano arte mentre buttavano. No, non facevano arte, però. No, perché magari ci può stare. Hanno un rapporto con l'arte. Un rapporto con l'arte e quindi in questo caso protestano contro un'arte ufficiale, in qualche modo, in luoghi di grande esaltazione. Certo. È un gesto, è un'azione, è come quel gesto che sta. Eh sì. Che invece che lanciare una pietra, una granata, lancia un mazzo di fiore. Sì, ma una riflessione molto ampia che parla di artisti che comunque raccontano, narrano la società in cui vivono. Ecco, questo sicuramente, allora, c'è questo nesso che poi non aspetta a me. Cominciamo a dire con Ida Quintiliani, con la dottoressa Ida Quintiliani, storica dell'arte, così come storico dell'arte Alberto Melarangelo, ma vorrei sentire tutti. Insomma, partiamo da Banksy. Banksy. Perché non esiste? Ce lo diceva prima Sergio, cioè lo sappiamo che esiste, ma non esiste ufficialmente. Sì. Non è riconducibile. Si dice che era quello dei Massive Attack. Si dicono tante cose. Però, ogni anno esce fuori una nuova storia. E lo si diceva a proposito che qualcuno ha polemizzato anche sui social in questi giorni, quando è stata presentata la mostra, e dice: vabbè, ma non sono le opere autorizzate, non sono quelle di Banksy. Non ci sono mostre autorizzate di Banksy, visto che non c'è un Banksy che autorizza, no? Quindi chi le dovrebbe autorizzare? Cioè, non si può scrivere a Banksy e dire: mi dai nulla o sta per. Qualsiasi mostra di Banksy fatta nel mondo non è autorizzata. È unautorized. Tutte le mostre di Banksy sono così. Vediamo, Sergio, che sono opere tutte quante, ovviamente, certificate, esatto, cioè, riconosciute e riconducibili a Banksy. Che derivano dalle opere originali di Banksy. Tre opere originali di Banksy. Esatto, quello che si commercia di Banksy, dei collezionisti, e questo, sono queste opere qui. Ovviamente non si può commerciare. Al MoMA ci può andare la stessa mostra, nel senso, in tutti i grandi musei del mondo. Cioè, quello che gira di iconografico di Banksy sono le sue serigrafie. Cioè, sono quelle che vedremo a Teramo dal 22. Teramo, ovviamente, perché non, allora, può girare un muro, ovviamente. Chi è Banksy? Diciamo, prima di rispondere, prego, alla domanda, prego. Concludo le considerazioni che state facendo. Probabilmente le polemiche a cui ti riferivi, o anche altre questioni legate alla musealizzazione, alle mostre attorno a questa forma d'arte, probabilmente nascono dal fatto che la street art in quanto tale dovrebbe avere. Sta per strada. Esattamente, il palcoscenico, diciamo, quello giusto, quello privilegiato, e quello dei muri, quindi anche la non dei treni. Anche la non riconoscibilità, l'identità nascosta di chi realizza il graffito in quanto illegale, naturalmente è funzionale. E da lì nasce il fatto che non si sa chi è Banksy, perché è nella cultura del graffitaro, del writer, certo, non essere riconoscibile. Certo, poi probabilmente Banksy rispetto ad altri ci ha giocato un po' di più in maniera intelligente, così da creare più attenzione, il personaggio, scalpore attorno ai suoi lavori, però tutto sommato è quello che anche i primissimi artisti della street art a New York negli anni 80 facevano, queste attività di nascosto, sì, e quindi l'identità non doveva essere nota. C'è anche da dire, e Sergio lo saprà meglio di me, che la prima mostra, una delle più grandi, che viene considerata l'esposizione più importante di artisti street arter in Europa, è stata realizzata nel 2013, se non ricordo male, a Parigi. E sono passati tutto sommato pochi anni, sono soltanto 10 anni e non è così, appunto, non siamo ancora tutti quanti così pronti ad accettare questa ambiguità di fondo che sta proprio, che è insita nella street art, quindi nelle opere e negli artisti. Allora, prima, intanto sto notando che noi ce l'abbiamo sempre in scenografia a controluce quel libro di storia dell'arte. Stasera, diciamo, trova il suo naturale compimento, cioè, si sente a casa sua. Allora, prima facevo un terzo grado ad Ida per sapere più cose di Banksy.
Quanti anni ha? Grosso modo. Allora, la, non sappiamo se, chi è, ma... sempre, queste domande dovrebbero essere fatte a Sergio, ma se non ricordo male, no, nel senso che in questo momento è sicuramente l'esperto. Vabbè, però io sono una appassionata, insomma, oltre che essere storica dell'arte. Potrebbe essere del 74. Allora, se non ricordo male, la biografia ufficiale dovrebbe riportare questa data, ma credo proprio quella che si trova su qualche libro e anche proprio sul sito di Banksy, se non ricordo male. Le opere più è 1974, quindi insomma poco meno di 50 anni. Dovrebbe essere inglese, questo inglese, si dice. Inglese, un uomo. È di Bristol. Sì, di Bristol sicuramente, poi anche le opere maggiori, le più numerose, anche le più importanti, le ha realizzate. Guardate, grazie Cristian, ecco proprio Cristian Milego, il nostro regista stasera è Cristian De Luca, che è napoletano. Sì. Lui dice che Banksy è tifoso del Napoli, adesso... Annuite? C'è tutta quanta. Lui l'ha dato per certo, eh. Dovremmo intervistare lui allora. Vabbè, e allora perché è diventato famoso? Perché è un artista importante che ha fatto delle operazioni di contestazione, così come si diceva prima, molto importanti, dirompenti. Mi viene in mente che questa adesso, è la filosofia della street art. Questa quindi. È la filosofia. Allora, ricollegandomi anche a quello che diceva Alberto Melarangelo, questa molte volte è la filosofia di contestazione che tante volte sta dietro alla storia dell'arte in genere. Anche Caravaggio era un contestatario, anche Caravaggio faceva delle operazioni rivoluzionarie mettendo, avendo come modelle le prostitute che erano visibili, che fanno le Madonne, che avevano i piedi sporchi, che erano sdrucite, che non erano delle belle. Questa è quella di Sant'Agostino a Roma, si chiama Sì, ma ce ne sono tante, per lo più utilizzava gente del popolo e molte volte le donne erano prostitute che raccattava di qua e di là o comunque con la quale lui aveva dei rapporti. Vedi quindi che c'è il legame tra Caravaggio e... Cioè, l'arte è contestataria, l'arte da salotto si è fatta, si continua a fare, però molte volte porta con sé dei messaggi molto forti. Banksy è uno che, soprattutto nel contesto della street art, ha sicuramente lanciato dei messaggi legati alla guerra, l'immigrazione, l'economia, dei messaggi sono forti, dirompenti. Come questa qui. Cioè l'apertura, quella che ha fatto sul muro di Gaza, non so se adesso c'è tra le immagini, c'è un'apertura di un bambino che guarda dall'altra parte del muro, anche quella è... Ma credo. Anche la critica verso l'arte in sé per sé, cioè il tritare la sua opera. Le regole dell'arte contemporanea. Allora, siccome ci stiamo scaldando giustamente su Banksy e così lo presentiamo un po' a quelli che come me non ne sanno moltissimo, ma magari a casa ne sanno molto più di me, però insomma ne parleremo, ma siamo arrivati alla prima interruzione pubblicitaria e diamo la linea dunque a Cristian in regia e poi torniamo insieme e sentiamo tutti su Banksy e soprattutto che opere vedremo a Teramo. Pubblicità. Eccoci qua, rientriamo. Allora, abbiamo cominciato a indagare il personaggio Banksy, continuiamo a farlo con chiunque, ripartirei come abbiamo fatto prima con Sergio, intanto per capire quante opere ci sono, ci saranno in mostra e quali. Ci sono 23 opere tra le più iconiche della con l'iconografia. Alcune le abbiamo già viste scorrere, vero? Sì, esattamente. Ovviamente le più importanti sono... quella dell'uomo che lancia il mazzo di fiori e la bambina con il palloncino, che sono le... Tornando al discorso... Lui fece fuori anche una copia della bambina col palloncino, era vero? Ah sì. Quella che tagliò? Appena acquistata. Sì, sì, certo. Tornando al discorso di prima, la grande forza di Banksy è anche la facilità nella quale comunica le cose. È evidente, il suo messaggio è lineare, no? Nelle cose che fa è estremamente semplice e quindi arriva a tutti e quindi ha una capacità di penetrare estremamente facile. E quindi, qua mi viene una domanda soprattutto agli storici dell'arte, ma a chiunque, è l'arte che è così sociale nel comunicare, è alta arte lo stesso? Perché certo. No? Certo, assolutamente. Tu certo convinto? L'arte deve comunicare. Essere sempre così vicina...
alle persone. Questo è un problema molto spesso dell'arte contemporanea, che invece è incomprensibile. Non sempre, non è incomprensibile, alcune volte è difficile, ci sono dei sistemi e dei circuiti che la rendono probabilmente un pochino più difficile di quella che realmente è, e c'è un divario, una lontananza, un po' che più... Banksy non incontra questa lontananza. No, lui ha un linguaggio, come dicevamo, molto diretto, Alberto? Semplice. Sì, quindi la radice chiaramente quella della pop art. Esatto. Dove parte questa comunicazione artistica molto immediata, che fa i conti con la riproducibilità delle cose, e Warhol, non a caso siamo a Londra, siamo in Inghilterra, Warhol negli Stati Uniti, inventano un qualcosa che arriva a tutti e che fa i conti con il consumismo. Cioè, è chiaro che l'arte è una delle prime espressioni umane a rendersi conto di quello che accade. Sì. E quindi si esprime e rappresenta attraverso appunto le icone, le immagini, la condizione della società, l'esplosione economico-commerciale del dopoguerra che parte dagli Stati Uniti, e quindi la riproduzione di immagini di divi del cinema o questo è un atleta olimpico con un prodotti, missile, non è male. Di prodotti commerciali è il via. E quindi il linguaggio è molto semplice, le serigrafie, i multipli, poi via via però si prende una piega più sociale, di protesta, di denuncia, e quindi questa pop art inizia a essere anche più espressionista. Tra l'altro Banksy, lo dicevamo prima con Ida, prima della trasmissione, lavora con lo stencil. Sì, sempre. All'interno della street art, sì, sempre, per lo che produce più, lui, penso, ovviamente. Sempre, insomma. Certo. Ci sono diverse tecniche. Noi andiamo a comprare magari, invece lui realizza lo stencil e poi fa... Sì, ed poi... è un, come dire, un messaggio chiaro quello di utilizzare lo stencil. Perché? Perché all'interno, come per l'arte visiva, certo. Cioè chi ha una tecnica, chi ne fa un'altra, certo. La pittura è la sua cifra stilistica. Ma stonde dialogando con tecnica. Le superfici murarie certo, esterne. Certo, oltretutto poi è sempre anche per quella storia di fare le cose velocemente, se arriva lì è rapida. La preparazione la fai nel tuo studio e poi in pochissimo tempo realizzi l'opera. Allora io devo di nascosto pure Andrea, ovviamente può dire anche Andrea Core le sue sul profilo artistico, ci mancherebbe, non è che lo possono dire solo gli storici dell'arte. No, no, però Banksy va a fare una nuova opera, ma può essere che non lo becca mai nessuno, anche perché non ci metterà poco, che fa? È protetto da un... no, sono curioso. Come se lo figura Andrea Core? Io su questo non... Che da ragazzo qualcosa di illegale, no? Forse l'ha combinato. Assolutamente. Ecco dove andavo a parlare io. Assolutamente. Diciamo innanzitutto che Banksy, prima di essere un artista, innanzitutto è un comunicatore. Sì. Ha avuto la straordinaria capacità di dare voce ad una generazione con un canale di comunicazione che evidentemente è riuscito a raggiungere quanta più popolazione possibile. Se oggi ha il seguito che ha è perché probabilmente le tematiche che lui ha saputo affrontare con la sua arte sono delle tematiche fortemente sentite e da una generazione e in qualche modo da chi vede, guarda il mondo di oggi con determinate lenti. È evidente che le tematiche che lui affronta sono tematiche non scontate. Questa è la porta del Bataclan, complessa, quella che fu ritrovata. Santomé. Qui c'è il legame tra te. C'è il legame, Banksy lo potremmo portare quantomeno a Santomé da Tortoreto. E Banksy. Scusa, Andrea, prego. Assolutamente. Dicevo appunto che ha avuto ed ha ancora oggi la straordinaria capacità di esprimere con lucidità, con chiarezza. Con, è semplice, ti interrompo, sì, la semplicità, ma è ma quella semplicità intelligente. Ma probabilmente è proprio quello che colpisce, certo, quello che gli ha consentito, certo, di essere apprezzato, di arrivare in qualche modo, di essere un punto di riferimento, perché questo oggi è Banksy. Quando viene già dal nome che lui scelse, quando si affacciò sul panorama di Bristol, comunque inglese, il nome che scelse richiamava appunto il concetto di rapinare le banche, era in qualche modo anche quella Robin Banks, quindi in qualche modo già lì c'era contenuto quel tema. Robin veniva da Hood, no?
Robin veniva da Robin Hood? No. Okay, vabbè. Era un gioco di parole che veniva certo. fatto con i termini inglesi. Ieri Stefano quella pure Tonelli, forte la bimba che ce si lo, rovesciano ce lo ricordava. È bellissimo. Sono tematiche che in qualche modo, se sì. ci facciamo caso, riempiono quelli che sono i talk show televisivi. Anche nazionali affrontano queste tematiche, il tema della guerra, il tema della pace, il tema sociale delle disuguaglianze. È dentro gli argomenti. Questa lui li sa raccontare in maniera molto più chiara. È immediata. C'è una generazione che piuttosto che ascoltare un'ora di dibattito televisivo preferisce guardare quel quadro, in quel quadro ci si ritrova e quindi questo ha dato credibilità a un movimento che evidentemente... si stava sviluppando a prescindere che il mondo dei writer della street art e quant'altro, ma che evidentemente ha trovato in Banksy quella figura che è riuscita a sfondare, a far uscire in qualche modo quasi da una nicchia dove si era confinato messa, il mondo della street art. E oggi certo la discussione che veniva ricordata prima è sul quanto sia magari giusto, legittimo, non uno snaturamento il fatto che Banksy possa essere esposto in determinati luoghi e non viva soltanto attraverso la street art, quindi l'arte in strada. Questo è il tema che si sta affrontando oggi, ma probabilmente, mi permetto di dire, è stata la chiave vincente dell'opera di Banksy, perché in qualche modo ha sdoganato determinate tematiche, lo ha fatto attraverso il canale dell'arte, il canale della cultura, e quindi evidentemente è su questo che è stato sfidante e vincente. Sì. Sergio, volevi aggiungere? Sì, questo linguaggio così diretto ci permetterà di fare un bellissimo lavoro, credo, con i più piccoli. È talmente lineare il messaggio che manda che anche un bambino di 5 anni... anche alle scuole che magari... Infatti abbiamo pensato dei laboratori per i bambini delle elementari, abbiamo pensato alle visite... Probabilmente già prima dell'inaugurazione della mostra arriveremo ad avere un calendario con tutte le scuole, le iniziative legate, certo. per farle partecipare esattamente, magari indicando loro una fascia oraria della giornata precisa, perché quello che diceva Sergio in qualche modo è l'obiettivo, la mission che ci siamo dati quando abbiamo condiviso e messo a terra questo progetto, ma perché si sposa perfettamente con quella che è la figura per i ragazzi. Poi non c'è un momento migliore, cioè siamo in un momento di guerra e se parliamo di pace e parliamo di pace anche ai bambini, ai ragazzi, e facciamo insomma anche diamo un messaggio di questo genere. E quello è il messaggio che ci vuole dare Banksy sostanzialmente, no? Banksy non sappiamo chi è. Ma sarebbe contento di sapere che in mostra, non dico a terra, ma in mostra. Allora, me la siete posta la domanda? Gli fa piacere? Esiste una casella postale dove vengono inviate le informazioni sulle mostre di Banksy. È una casella postale che pare che viene visitata e viene letta da Banksy. Ogni tanto Banksy risponde, non risponde e comunica tramite fotografie alcune mostre che sono state fatte in giro. Scritto voi. Potrebbe succedere che viene fuori una fotografia della mostra di te. Ecco. Potrebbe succedere. Me lo diceva ieri il curatore, mi diceva è successo, abbiamo fatto altre mostre. E se magari gli piace la Alberto, location. Secondo te gli piacerebbe a un artista come Banksy il fatto che vengono riproposte le sue opere in una mostra, in un altro? Non lo so. Non ne ha la più pallida idea. No, non lo so, è evidente che lui non può essere completamente estraneo a questo meccanismo espositivo, fa parte anche questo dell'anonimato, fa parte del progetto, che è un progetto comunque che ha un grande successo mondiale, appunto, quindi non possiamo non tenerne conto. E volevo dire che lui comunque sceglie un linguaggio molto diretto, molto chiaro, che arriva a tutti, che è un linguaggio figurativo, no? Fa vedere delle immagini che tutti riescono a leggere e a capire. La street art, quindi i graffiti, invece sono un livello anche diverso. In comune hanno la protesta, il malessere, il disagio, la denuncia. Però non c'è sono astratti, spesso ci sono dei linguaggi, come dire, molto criptici, comprensibili ad un appunto... ad un ambiente specifico, e sono però altrettanto potenti, altrettanto forti e sicuramente non musealizzabili, quindi ci sono poi varie declinazioni di questo
di questo mondo che è legato alla, all'arte contemporanea, fatta su grandi dimensioni, fatta diciamo pubblica in qualche modo, che denuncia una condizione umana che è quella della, direi della globalizzazione. Sì. E quindi è un fenomeno molto interessante, io penso che sia una grande iniziativa, una grande operazione importantissima, e va dato atto ai promotori, alla fondazione, ovviamente al comune, di aver dato questa possibilità, sì. Perché insomma non accade tutti i giorni, si parlava prima di Folena, insomma Folena è, al di là del percorso politico, è un grande intellettuale, padre di Folena è stato uno dei più grandi linguisti italiani, Gianfranco Folena, dell'Università di Padova, quindi ha prima della politica, che è fatta anche da lui come impegno, sì. Anche intellettuale e civile, c'è comunque una forte competenza, insomma, quindi non possiamo che essere soddisfatti. Ottimo. Per queste importanti scelte. Allora, la street art in Italia è anche molto frequentata. Prima ne parlavamo, devo citare una volta, un'altra volta il nostro regista, sì. Perché è molto esperto, evidentemente. Di sé. C'è un artista napoletano sì, che va sì. Molto forte. Io... e le abbiamo viste tante di queste grandi facce. Sì, sì, allora si chiama Iorit ed è Iorit è basato un po' sulle cronache nazionali, perché in questi tempi di guerra lui aveva realizzato un'opera che vedeva come protagonista Dostoevskij. Cristian, visto che è amico di Iorit, la trovi Cristian, vero, un'immagine di Iorit? Da buon napoletano. La devi trovare. Sì, adesso. È vero, sono proprio amici, lo prova. Hanno la stessa età e sono amici. E lui niente, lavora essenzialmente sui volti. Ma i faccioni? Sì, sì, quelli con più queste... famosi sono Maradona, c'è stato questo di Dostoevskij che appunto è diventato, diciamo, è stato anche attenzionato da Putin in questo brutto periodo. E poi nei giorni in cui l'Università Bicocca aveva negato la possibilità di fare il corso su Dostoevskij, quindi insomma, ah, sì, ecco, non vi ricordate, ecco. Qualche mese fa. Ecco. Esattamente, quindi lui fa questa operazione, è un ragazzo giovane nato nel 1988, sì, sì, Maori, tribali, non so. Tribali, ma sì. Lavora ecco su le facce, c'è anche quello di Maradona, tanto, tanto famoso, e lavora essenzialmente sulle periferie, ecco, quindi questo, rispettando poi le regole un po' di. Quella è la regola della street art? Per lo più sì, sì, la street art appunto oggi ha, come abbiamo detto fino adesso, delle connotazioni diverse, ma negli anni Ottanta, in momenti in cui non te lo potevi permettere di disegnare su un muro, su un vagone, sì, quindi sì, per forza... Sì, assolutamente, le periferie, molte volte anche piene di problemi sociali forti, erano il contesto, il palcoscenico, il museo a cielo aperto, certo, se vogliamo, perfetto, ecco, per dare... Maradona, infatti, sì. Per vediamo. Dare voce a questo tipo di arte. Ida, certo, è singolare il fatto che siamo abituati, come per la mostra di Giovanni Melarangio, ci sono delle opere che sono appese ai muri, sono dei quadri, li prendi e li porti dentro un museo, dentro l'Arca e esponi. In questo caso, certo, è più difficile, la street art, non puoi prendere il vagone o staccare il muro da quel condominio, da quel palazzo di Napoli. È diversa la funzione. Ovviamente, sì, vabbè, avviene in queste serigrafie certificate, però... Ci sono queste possibilità quando si parla di mostre. Spesso l'opera prima si anche perde, può essere anche un addirittura, bar, no? Quindi addirittura, alla fine, sì. Cioè, o distrutta. Viene immortalata con delle fotografie in quel momento in cui viene fuori. Certo, viene anche scoperta, perché poi si deteriorano anche... in alcuni casi. A proposito di Banksy, ci sono c'era stato qualche anno fa un progetto per salvaguardare i suoi lavori all'aperto a Londra, qualcosa anche a Bristol, se non ricordo male, vado veramente a memoria, dove erano stati messi sotto vetro per cercare di proteggerli. Però sono appunto sempre operazioni contraddittorie, come quando si parla di restauro nell'arte contemporanea. Oggi un pochino si è quasi tutti d'accordo, ma anche quando io ero all'università 15 anni fa muoveva spesso e volentieri grande polemica, grande critica il restauro nell'arte contemporanea, insomma, c'erano stati casi come famosi. Come che non si deve restaurare?
Molte volte no, perché ad esempio soprattutto nell'arte povera italiana di Pino Pascali o altri grandi nomi di artisti degli anni 60 che si sono mossi in Italia, c'erano delle performance, delle opere che loro stessi volevano distruggere, volevano si rovinassero subito dopo la performance, e quindi c'era questa contraddizione di fondo tra l'idea dell'artista e poi quello che invece gli storici dell'arte, i curatori facevano, i restauratori in questo caso. Esatto. E l'arte, prima ha risposto subito tutti all'unisono, avete detto, no? È alta arte anche questa. Certo. Ed è alta arte quella dei graffitari? No, bisogna distinguere l'artista è artista, come... sì, ma come non tutti quelli che si mettono davanti a un cavalletto con dei pennelli, sono una tavolozza. Scusate la banalità della domanda, l'ingenuità. Non è nata adesso, già Keith Haring o Basquiat, 30, 40 anni fa, e già sono consacrati, quindi già sono assolutamente dei mostri sacri dell'arte, quindi... Non è nata ora, e quindi dobbiamo vedere che cosa succede. È già una forma assolutamente riconosciuta, però come per tutte le forme d'arte c'è chi è artista e chi vale, è un amatore dell'argomento, ovviamente, chi è bravo e chi non sempre. Lo è, e via dicendo. Vero Alberto? Sì, ma l'ho detto prima, è una espressione diretta, immediata, segnica, che spesso è frutto di un impulso, di una voglia di ribellarsi, senza nessuna volontà di, nemmeno in questo caso, di fare arte, ma è un grido in qualche modo di tante giovani generazioni o di altri, in alcuni casi si trasforma anche in vandalismo, poi il confine è molto labile, insomma. Però insomma, poi ci sono tante declinazioni, possiamo fare questa, può anche essere avvicinarsi all'arte pubblica, tu sei un architetto. Per esempio a Roma, nelle periferie romane, a San Basilio, c'è un percorso che si fa quasi a se andasse in un museo all'aria aperta, con questi grandi murales fatti da, in questo caso, non graffittisti. Ecco, qui vediamo alcune di queste. Queste siamo in Inghilterra, mi sembra. Però a Roma, insomma, a Roma, in Albania, in Bari, San Basilio, a San Basilio, cercare, per esempio, ci sono. C'è proprio un percorso, che è un tentativo anche di, perciò dicevo arte pubblica, arte urbana, di riqualificazione. E poi arriva molto prima, perché intanto è visibile dalla strada. È un modo anche di partecipazione, una forma di partecipazione. No? Negli anni 70 c'era questa tendenza, l'arte che usciva appunto dai musei, la contestazione, no? Dalla biennale dal 68 all'80 sono state biennali in strada, di esterno. Noi abbiamo avuto il grande e carissimo amico Franco Summa, che ha partecipato a due biennali facendo questi progetti all'aperto, e ancora adesso lui fa memorabile nel 74 quando dipinse la scalinata rifatta male della chiesa di Città Sant'Angelo in fondo al viale, un arcobaleno in fondo alla strada. La scalinata fatta male a Città Sant'Angelo? Fu fatta male all'epoca da architetti non bravissimi, allora lui dipinse la scalinata con i suoi colori e fu denunciato come ovviamente, perché è un reato, però quella io ho rivisto il Super 8 girato da lui alla Fondazione Summa domenica scorsa, aperta, ha avuto l'intuito prima di morire di costruire questa fondazione, ci sono tutti questi progetti, la Porta del Mare che costruì come opera provvisoria davanti alla Porta di Cala, alla Fontana di Cascella, insomma, così come fece quando ci fu il referendum sul divorzio nel 74, chiamò tutti i cittadini a scrivere no in piazza, no? A Pescara. Ci sono stati degli artisti appunto impegnati, militanti, che hanno scelto di non dipingere più nella maniera tradizionale e di dire la loro attraverso in questo caso azioni di arte urbana. Una curiosità, Sergio, le opere esposte sono grandi? Sono di diverse misure, vanno dal 50-70 al 60-80, sono di media misura, insomma. Occuperanno tre stanze, le tre sale principali dell'Arca.
Poi ci sarà un'altra sala dedicata appunto a un laboratorio per i più piccoli e una sala multimediale dove saranno proiettati dei video delle altre opere che ci sono. Che ci sono? Sì, esattamente. Mm. C'è della, poi, ovviamente tutto l'allestimento della mostra con la grafica e il racconto insomma di quello che è Banksy. Dove opera o ha operato Banksy? Le sue opere sono un po' in... Tante parti, in mezzo Europa sicuramente, ecco, anche in Medio Oriente, dicevo, citavo prima il muro di Gaza, e, non lo so adesso, proprio una geografia corretta non te la so dire, però tante ce ne sono in Inghilterra, in Italia anche, in America, non lo so, sì. Un po' dappertutto. Sì. E lui realizzava, lì e realizza, certo. Questo Banksy che non esiste ma esiste, perché quando realizza, vero? Però non lo sa nessuno. Grazie. Questo è un po' la sua cifra. O voi lo sapete, non lo dite. No, io non lo so. Tornando alla domanda iniziale di che cosa lega le mostre ultime dell'Arca, io direi che il nesso è la qualità. Secondo me dalla mostra curata da Ida, la bellissima mostra di Montauti, alla bellissima mostra di Melarangio, cioè si possono fare cose con artisti importanti locali, si possono fare cose con artisti internazionali di importanza enorme, ma l'importante è fare cose di qualità. Sì. Anche 2 giorni fa è stata presentata all'Ipogeo da Fernando Filipponi il rapporto che c'è tra Castelli e il Louvre. Sì. E quelle sono cose che inorgogliscono, secondo me, qualsiasi teramano, insomma, no? Quindi se tutto questa... questo movimento, scusami se mi aggiungo, certo, senza essere autoreferenziali come amministrazione, ma nella giornata del contemporaneo abbiamo avuto un artista di chiarissima fama ospitato da CS in quella situazione, Alfredo Pirri, che in qualche modo con la sua installazione all'Ipogeo in qualche modo ci ha accompagnato in questo percorso. Fa piacere che insomma si inizi a percepire questo segno che stiamo provando a dare, perché ecco, il messaggio è quello per cui tutto deve essere fatto attraverso un percorso di crescita, di innalzamento della qualità. Non abbiamo bisogno di momenti estemporanei, di singole date. Anche il fatto che stiamo scegliendo finalmente, dico io, assumo la responsabilità come parte politica nell'aver fatto questa scelta, ma in qualche modo di allungare anche i periodi della mostra, è anche un progetto di educazione culturale nel far capire che la mostra non vive il giorno dell'inaugurazione, ma vive di una costanza, di una quotidianità, di un approfondimento, e quella è la cifra anche della prossima mostra che andremo a realizzare con Montauti. Penso che abbiamo superato i 10 eventi organizzati nell'arco dei 5 mesi. Il convegno di Melarangio, basta che pensiamo all'evento inaugurale con la quale abbiamo fatto questa giornata di studio e di approfondimento. Sergio ci ha anticipato che ovviamente anche la mostra di Banksy non sarà esclusivamente l'inaugurazione e o la visita nei giorni successivi, ma sarà in qualche modo un susseguirsi di appuntamenti, di entrare nel percorso storico artistico che porta poi all'artista Banksy. Diciamo che l'arte ha bisogno, ha bisogno di essere sedimentata, quindi i tempi lunghi poi non devono essere percepiti come noiosi, ma in realtà sono quelli utili. Non devono spaventare. Anzi, qualche tempo fa probabilmente spaventavano, sono necessari. Aiutano a capire meglio. Andiamo in pubblicità. Bene. Andiamo in pubblicità, linea Christian in regia, e poi torniamo insieme per gli ultimi 20-25 minuti insieme. Eccoci qua, allora, nella trasmissione parallela abbiamo affrontato altri temi che adesso riportiamo a galla. Intanto, nel ricordare pure la mostra curata su Montauti, che poi, non si fanno mai 2 domande insieme, però siccome ce la siamo fatta già nella trasmissione parallela, vorrei capire qual è lo stato dell'arte dei nostri artisti adesso, no? Perché abbiamo presentato le mostre all'Arca di Montauti, di Giovanni Melarangelo, adesso arriva Banksy, un grande artista internazionale.
capire come stiamo messi noi, allora, nei nostri territori. Allora, Montauti come andate? È andata bene? Montauti è andata bene, penso che lo possiamo dire, cioè lo dovrebbero dire gli altri, quindi è una domanda che bisogna fare. Noi facciamo finta di distrarci. Noi siamo contenti, io sono contenta insieme anche all'altro curatore Umberto Palestini, come curatori credo che l'assessore e tutta l'amministrazione comunale è altrettanto contenta, perché ci sono stati... L'obiettivo non è accontentare l'amministrazione comunale. No, no, certo, però comunque l'amministrazione comunale ha deciso di organizzare questa mostra, poi di dare credito a me e di conseguenza ad Umberto, per cui insomma... Però di fatto è stato un successo proprio per i cittadini, per chi l'ha visitato. Allora, credo che innanzitutto è stato un successo per spero almeno, per la figura di Guido Montauti, che probabilmente un po', come dicevamo anche prima rispetto a Giovanni Melarangelo, andava ricordata perché da tanto tempo non si faceva. È stato il centenario. È stato il centenario nel 2018. 19, sì. 79, sì, sì, 2019, e poi morto da 40 anni, e probabilmente, come tante volte qualcuno mi avrà sentito sicuramente dirlo, però tutti i teramani conoscono e sanno, ah sì, Montauti, come no, ci mancherebbe Montauti, però poi ecco, andando a stringere probabilmente la contezza di quello che è stato Guido Montauti realmente nel suo essere artista contemporaneo nella nostra città, ma meglio ancora in Italia, e in un contesto anche europeo, probabilmente sfugge alla maggior parte, non solo di persone, diciamo, amatori dell'arte, ma qualche volta anche agli esperti, a chi fa questo mestiere, che ha il compito anche di divulgare in maniera, cioè studiare e poi anche di divulgare in maniera approfondita. Allora, da Montauti e Melarangelo arriviamo ai giorni nostri. Sì, qual è allora il livello qualitativo? Prima di arrivare a questa cosa, appunto nella trasmissione parallela ricordiamo che Montauti, proprio per uscire, mi ricollego a quel prima, discorso in Andrea, iniziale dell'essere o non essere provinciali. Dove sta? Allora, ora fino al 1° novembre sta a Casa Raffaello ad Urbino, che sicuramente è un contesto nello scenario italiano, ma direi anche europeo, della cultura alta. Vuol dire che è una mostra che vale, ovviamente. È una mostra che vale tanto da essere stata ospitata all'interno di questa importante sede culturale. E per quanto riguarda la situazione attuale nella nostra città, come stiamo messi? Io credo bene. Sono di parte, faccio nomi e cognomi di persone con la quale poi mi è anche capitato negli anni di lavorare o con la quale sto lavorando in questo momento. Cito sicuramente Marco Appicciofuoco, un importante artista che poi si ricollega anche al discorso sempre fatto prima, legato a Castelli, alla ceramica, non soltanto a quella storica ma anche a quella contemporanea dei giorni nostri, perché è anche giusto parlare di ceramica e in un contesto contemporaneo, non è soltanto il vaso di Castelli della nonna, ma si può parlare di... Il vaso di Castelli della nonna non ti scende più. No, a me è da morire, però insomma magari c'è qualcuno che si infastidisce, in realtà si deve parlare anche in maniera qualcosa di più moderno. Esattamente, del contesto... Marco Appicciafuoco. Poi sto sicuramente un altro nome importante che in questo momento sta lavorando tantissimo, lo fa da tanti anni, ma in questi giorni probabilmente più del solito, è Giuseppe Stampone. Siamo d'accordo. Che oltretutto diciamo si era ha avuto sempre un rapporto forte con l'Abruzzo. Stavi dicendo si era un po' perso. Si era un po' perso. Se no ci sente. Ha vissuto tanto tempo fuori dalla nostra città e invece adesso è tornato. E tu, se non ricordo male, quest'estate in occasione dell'incontro che facemmo, sono andato lì a casa insieme, sua. Tu sei andato a casa sua. A Zampitti di Basciano, lui ha, come dire, ripreso un po' in mano la casa di famiglia e sta dando al territorio una buona possibilità, perché non solo quando riesce, ovviamente in base agli impegni, vive lì, ma ha riorganizzato e ha messo in piedi un bellissimo studio. È verissimo. Con tante bic, di certo. Poi ricordiamolo, però magari non tutti lo sanno da casa, esiste un colore che richiama. Il blu stampone. Blu stampone. Perché io sono pazzo del bic, ha dedicato un colore a Giuseppe Stampone, questo dà in qualche modo la misura
del calibro dell'artista del quale parliamo. Il tabacchi dove si vendono le bicca dedicato a un bambino. No, proprio Bic. La famiglia Bic. La famiglia Bic ha detto questo è il tuo blu stampone. Sì, visto che Giuseppe lavora essenzialmente... andammo lì da... Da Giuseppe. Sì, il tavolo del suo questo studio. Questo è il suo studio. Sì, lui si vede anche dalla foto, lavora per un periodo, per un lungo periodo ha lavorato con la Bic nera, in realtà il suo vero colore è il blu, tant'è che la famiglia Bic che colleziona, diciamo, si è interessata a Giuseppe Stampone perché la famiglia Bic colleziona opere di artisti che hanno a che fare ovviamente con l'oggetto che loro hanno inventato. Per cui Giuseppe Stampone fa parte di questa importante collezione, hanno anche tante opere di Giuseppe, e quindi a un certo punto è nata questa la possibilità. Loro non commercializzano questa Bic, però lui lavora con un colore specifico, esclusivo, che è il blu stampone. Sì, questo esattamente, è proprio il suo questo è il suo studio. E questo studio è in maniera veramente nascosta e improbabile, se vogliamo, ma ospita non solo le opere di Giuseppe, ma ospita delle opere importanti e viene frequentato. Allora, abbiamo detto Marco Appicciafoco, Giuseppe Stampone, ti viene in mente qualcun uscendo altro? Uscendo fuori da Teramo, abbiamo nominato prima. Anche la provincia, la regione. Sì, certo, io nominerei anche Matteo Fato, che lavora poi sentiamo anche Alberto e tutti, se volete. E oltretutto è legato non soltanto all'Abruzzo in generale, ma anche all'Abruzzo Teramano, perché lui ha dei buoni rapporti con la Fondazione Menegaz di Castelbasso. E loro hanno delle opere di Matteo, e insomma spesso e volentieri collaborano. Alberto, Sergio, Andrea, chi vi viene in mente? Intanto quelli fatti già siamo tutti d'accordo? Giuseppe, da tanti anni poi siamo coetanei. Fanno un lavoro importante sulla ceramica, che insomma è una ricerca poi sulla ceramica Appicciafuoco. È una ricerca molto, molto contemporanea di riflessione. La adesso tra l'altro lui, ne parlavamo prima, è stato incaricato dal Comune di Castelli di coordinare un'attività espositiva anche lì urbana, esterna, lungo, per dare una mano al paese. Poi ci sono delle vetrine e lui ha selezionato, oltre a fare la prima installazione più che mostra, sta selezionando degli artisti, tra cui mi piace citare Minus Log, che è una coppia di artisti, Giustino Di Gregorio e Emanuela Cappucci, che lavorano molto sul minimalismo video ma anche pittorico, ed è in corso adesso a Castelli e quindi vanno sicuramente menzionati. Altro artista? Ma ne sono tantissimi, senza dubbio Fabrizio Sannicandro, che è un po' più grande di età, però insomma ha una forte carica figurativa. Sono state esposte alcune sue opere, o ci sono ancora sui ponteggi del Palazzo Comunale? Un'operazione di arte pubblica che pensammo assieme, mi ricordo. Per l'anno scorso, per il Natale scorso, Abbracci, esatto. Questo è lui, un figurativo, ha fatto una bellissima mostra a Provezzano, quella e un'altra Fondazione Crocetti a Roma. Insomma, sono poi degli artisti che escono fuori dal nostro San Nicandro Liceo Artistico di Teramo e poi dall'Accademia a Bologna, a Appicciafuoco, da Castelli. Teramano a Castelli, che è una realtà fondamentale, anche dalle nostre di grande Marco formazione. Ha presentato i migliori artisti italiani della transavanguardia, eccetera, ha lavorato con loro, quindi ha avuto relazioni importanti, perché aveva questo rapporto con la ceramica che ovviamente gli altri non avevano, quindi ha realizzato insieme a loro e per loro, ha interpretato la ceramica in questo Giuseppe Stampone è stato a Castelli, anche lui a Castelli, è uscito da Castelli e poi tra l'altro è docente di Bologna, docente di discipline pittoriche, a Via di Ripetta a Roma e adesso definitivamente a Bologna all'Accademia. Insomma, quindi sono per niente degli autori importanti e ce ne sono tanti altri. Io anche più giovani, che poi ci sono anche street artisti. Quindi abbiamo altro. Insomma, bisogna incoraggiarli e dare loro occasioni
vicinanza, e quindi queste, anche queste mostre danno, senza dubbio, come dire, entusiasmo a loro. Siamo, credo, no? Entusiasmo al ruolo nostro di fondazione, anche quello di promuovere qualche giovane eventualmente in futuro. Certo. E già state pensando a qualcos'altro. Noi, pensiamo, vabbè, adesso noi abbiamo un comitato scientifico di, pensare, si pensa sempre, sono, cioè, 15 persone tra varie eccellenze teramane, grazie a Dio l'abbiamo messa tutte insieme dentro la fondazione, quindi possiamo spaziare appunto dall'imprenditoria alla scienza, eccetera. E noi siamo sempre pronti, noi abbiamo continuamente un bacino di idee. E magari ci dai già una primizia che non ce la dai assolutamente. No. Ci stiamo, non ce lavorando. La dà neanche Andrea Core, che ce l'ha invece. Ovviamente come amministrazione siamo già al lavoro sul dopo. Che dopo il 15 gennaio. Dopo il 15 gennaio, ovviamente, gli spazi di arte, quindi non possono. Ci sarà essere qualcos'altro? Assolutamente sì. Di importante? Assolutamente sì. Magari sarà l'occasione per approfondire qualcuno dei nomi prima citati, per riabbracciarlo a Teramo, ma sicuramente come amministrazione vogliamo riuscire a coordinare e a mettere in campo un'offerta culturale che tenga conto di entrambi gli aspetti che abbiamo analizzato. Da un lato scoprire quelle che sono le eccellenze del territorio e lanciarle, sì, su un panorama nazionale ed internazionale, dall'altro invece accogliere a Teramo quelle che sono delle figure, delle persone, degli, cioè, artisti che si sono già affermati. È così che crediamo, con una contaminazione, con un rapporto di questo tipo sinergico, che possa in qualche modo essere dato nuovo slancio e nuova centralità alla cultura, come dicevamo all'inizio, un volano per la ripartenza, perché del resto è in qualche modo è il vulnus che probabilmente negli anni c'è stato in questi territori. Basta pensare alla figura di Guido Montavuti, quanto tante volte i primi a non conoscere Guido Montavuti fossero i teramani, i primi a snobbare Guido Montavuti fossero i teramani, i primi a non comprendere lo straordinario capitale che avevano nel proprio territorio fosse Guido Montavuti, una figura che evidentemente negli anni 50 viveva a Parigi, che aveva fatto una o due biennali, che in qualche modo era un nome fortemente accreditato nel grande, sì, circuito artistico, sì, nel, sì, grande, sì, circuito artistico, sì, e che probabilmente tornando nella provincia ha dovuto fare i conti con quel provincialismo al quale ci richiamavamo, e quindi evidentemente su questo dobbiamo cambiare passo come comunità, e lo possiamo fare mettendo in campo dei progetti di questo tipo. Questa è l'ambizione, sì, che abbiamo. Siamo al lavoro per il dopo Banksy, ma evidentemente ce lo godiamo quando sarà qui. Vediamo, certo, che in qualche modo giorno dopo giorno, da quando è iniziato a circolare, poi ieri è stato annunciato, sì, ha creato molto interesse, ho visto anche sui social, l'interesse, cresce forte, l'attenzione, sì, come è giusto che sia, come era previsto e prevedibile che fosse. Però sono arrivate le critiche, sì. Le critiche, no, non so, tanto per dire, benvengano, in questo momento, no, mi sembra che non ci siano particolari critiche, c'è una volontà, e quindi magari approfitto di questa, sì, domanda in diretta per chiarire alcuni aspetti, per ripetere quelli che sono degli aspetti che abbiamo già detto, che saranno 23 le opere in mostra. Nel primo comunicato abbiamo semplicemente anticipato due delle opere più iconiche che in, sì, qualche modo avremo a Teramo, il lanciatore di fiori e la ragazza con la bambina con il palloncino, però evidentemente saranno altre 21, sì, opere, altre 21, a completare, sì, questo percorso, così come ci sarà tutta una parte multimediale. Sarà una mostra sicuramente interessante, una mostra che proietterà Teramo fuori dai nostri confini, e quindi appunto ci godiamo il momento, perché crediamo con questa sinergia pubblico-privato che ieri è stata richiamata dallo stesso curatore, dal presidente Folena, di aver in qualche modo incanalato la discussione su dei binari positivi, e quindi evidentemente vogliamo essere al lavoro per raccoglierne i frutti. Il 22 sarà inaugurata, ci sarà, sì, una inaugurazione, un momento particolare? Il 21 ci sarà l'inaugurazione, il 22 sarà aperta al pubblico la mostra. Quindi, e chiuderà il 15 di, il 15, di gennaio. 15 di gennaio. Penso che possiamo anche anticipare che i locali dell'Arca avranno una rivisitazione, saranno allestiti in maniera, particolare, cambieranno anche il colore di fondo, in qualche modo, sì, per mettere al meglio in risalto le opere. È un'operazione importante quella che abbiamo messo in campo, che abbiamo condiviso sin da subito con Sergio e con tutta quanta
la Fondazione Bruno Ballone, perché in qualche modo ci abbiamo creduto, ci crediamo, e soprattutto vogliamo che sia il primo di una serie di appuntamenti, e quindi far bene la prima significa poi raccoglierne i frutti anche negli appuntamenti successivi, evidentemente. Sono occasioni che permettono alla città di farsi vedere anche a chi viene da fuori, no? Quindi sono momenti in cui... Sì, assolutamente. Io per esempio adesso, durante l'estate teramana e quindi durante Teramana Tour Indomita, abbiamo avuto un calendario importante, sì, di eventi, e noi che gestiamo anche delle strutture ricettive ne riscontriamo immediatamente il beneficio. Se la città funziona, funziona tutto, sì, tutto quello che c'è nella città. Quindi sì. Questi sono eventi che attraggono, sono attrattivi. Non è un caso anche il fatto che sia stata pensata, studiata e poi ovviamente messa in campo, realizzata in un altro momento per noi cruciale, che è quello del Natale. Al, sì, di là del Natale, sì, Teramano, è un momento, certo, nel quale probabilmente ospitare una mostra che probabilmente non avrà molti uguali sul panorama anche nazionale, questo ce, certo, lo possiamo già dire con franchezza in questo momento, dà uno slancio significativo, sì, anche a tutto quello che è l'indotto che girerà intorno. La cultura diventa un elemento nevralgico per in qualche modo dare uno slancio anche a tutto il tessuto economico cittadino, e questo evidentemente è uno degli obiettivi primari che ci siamo dati come amministrazione. Allora, chiudiamo questa nostra trasmissione con un intervento a testa. Comincia Alberto Melarangelo, qualcosa che non abbiamo detto, come ci vogliamo lasciare? Piena soddisfazione rispetto a un qualcosa che, appunto, come diceva Sergio, aiuta la città a posizionarsi in una situazione che è simile a quella delle altre città che ci circondano. Sì, per recuperare quella famosa centralità, diciamo, me ne sono sempre occupato anche in passato. Perché Teramo, questo ruolo, no, di forte connotazione culturale ce l'aveva in passato, cioè, certo, voglio dire, non l'ha mai perso, insomma, c'è molto fermento culturale. Sono stati degli anni di maggiore difficoltà, io adesso credo che ci siamo sulla strada giusta, tra l'altro per esempio nella mostra che non ho curato io, dedicata appunto a mio nonno, c'è un rapporto importante con l'università, Teramo, sì, ha una facoltà di scienze della comunicazione. Il DAMS, il Dipartimento d'Arti, Musica e Spettacolo, ci sono docenti di grande valore che il legame con l'università, in effetti, insomma, soprattutto la facoltà di scienze della comunicazione deve puntare sempre tanto, più, e con questa mostra abbiamo aperto una strada, sì, non a, sì, caso si farà una performance di danza dedicata a Liliana Merlo, di cui c'è un ritratto nella mostra, giovedì, che è organizzata dalle docenti, dalla musicologa, bello, da Paola, sì, Pesutti, e dalla docente di danza che c'è al DAMS, che è l'unica cattedra che è la Tomasevich, che hanno voluto questo momento di, tra l'altro, alla, quindi questa interdisciplinarietà tra le arti che trova la sua massima espressione nel corso di laurea, sì, e questo tra l'altro lo abbiamo fatto negli anni passati, no? Non a caso Liliana Merlo, che è un punto di riferimento della danza in Italia, la nostra amministrazione gli ha dedicato un giardino proprio in questi giorni, sì, ricordandone l'importanza. Anche quello è un percorso che stiamo facendo sulla memoria, di intitolazione di vie, di strade a grandi personalità del passato che devono essere impresse nella toponomastica cittadina. Allora, Ida Quintiliani ha curato la mostra di Montauti, adesso su che stiamo lavorando? Ora, a proposito di Giuseppe Stampone, c'è qualcosa di importante, no, che riconnette appunto l'esperienza di Giuseppe come artista, con non solo con la città, ma quanto proprio con il terremoto, soprattutto, scusatemi, con il territorio. Soprattutto legato al soprattutto legato al Gran Sasso, quindi sì, residenze d'artista e il suo lavoro attorno alla Global Education, quindi insomma con i ragazzi, per cui bolle in pentola, qualcosa di interessante. Allora, il tempo è finito, Sergio. Io quello che auspico io è un invito ai teramani a venire qualsiasi mostra, qualsiasi evento, perché a Teramo se ne fanno di eventi, non è vero che non si fanno, sì, si fanno cose
L'invito è uscite e godetevi le cose. Uscite. Questa è la cosa importante. Quasi come diceva l'altro Isi a Robertino, più, no, sì, quello diceva un'altra cosa. Più vengono frequentate queste cose, sì, più noi abbiamo entusiasmo a farle, no? Perché se poi ti perdi, perdi entusiasmo. È chiaro. Qua. Andrea Core, ti saluto. Io rinnovo l'invito a intanto venire a visitare la mostra di Banksy che sarà al... Intanto per qualche giorno anche quella di Giovanni Melarangelo, fino al 14 novembre. Con due eventi. Ad, ad, sì, con due eventi degli ultimi due appuntamenti della mostra di Giovanni Melarangelo e in qualche modo, senza entrare troppo nei particolari, ma mi sento di poter annunciare che tutti quanti i luoghi della cultura di Teramo avranno degli specifici approfondimenti durante il Natale teramano. Sarà il caso del Castello della Monica, stiamo lavorando anche lì su un'esposizione davvero importante che connette la realtà teramana con il panorama nazionale ed internazionale, così come stiamo lavorando sulla Pinacoteca per andare ad alternare, dopo il successo che abbiamo avuto con la mostra sulla ceramica di Castelli, con una nuova esposizione sulla Pinacoteca che abbiamo rinnovato nella sua interezza. Benissimo, grazie, ringrazio Ida Quintigliani, grazie, per aver partecipato alla trasmissione, Andrea Core, Sergio Di Sabatino, grazie, e Alberto Melarangelo, grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito. Ci vediamo giovedì prossimo con Controluce. Arrivederci.